27 agosto 1950. Muore suicida a Torino lo scrittore Cesare Pavese, collaboratore con Carlo Levi, Massimo Mila, Leone Ginzburg e altri della casa editrice Einaudi, dirige dal 1934 al 1935 la rivista La Cultura. Arrestato nel 1935 con l'accusa di attività antifascista, subisce una condanna al confino che sconta a Brancaleone Calabro. Tornato a Torino, pubblica nel 1936 la raccolta di versi Lavorare stanca. Traduttore di scrittori americani, debutta nella narrativa nel 1941 col romanzo Paesi tuoi, ottenendo un successo di critica che lo accompagnerà fino al suo ultimo romanzo, La luna e i falò, del 1950. Egli parla di morte.